Buongiorno e benvenuti a tutti. Sandra Bullock è la regina delle commedie romantiche, è la donna più bella del mondo secondo molte riviste di gossip, però allo stesso tempo conta anche un buon numero di insuccessi cinematografici quanto in ambito sentimentale. È l'unica attrice ad aver vinto nello stesso anno un Oscar e un Razzie Award. Ecco la vita di Sandra Bullock. Sandra è nata il 26 luglio 1964 negli Stati Uniti, è figlia di una cantante d'opera famosa di origine tedesca e di un militare americano, il quale fu anch'egli professore di canto part-time. La Bullock è stata cresciuta prevalentemente nella lingua tedesca e grazie all'influenza di sua madre imparò il canto e la danza classica. A volte interpretava piccoli ruoli in opere teatrali e cantava in un coro per bambini. Una curiosità, a 18 anni aveva le due cittadinanze, tedesca e americana, ma successivamente scelse di conservare solo quella americana. Tuttavia, nel 2009 si pentì e riavviò le pratiche per riavere la cittadinanza tedesca. Dopo aver ottenuto la maturità e la laurea di studi universitari negli Stati Uniti, si trasferì a Manhattan per proseguire la sua carriera. In quegli anni lavorò come barista, cameriera e come hostess. Lavorò prevalentemente in produzioni televisive fino al 1993, dove ottenne un ruolo secondario nel film Demolition Man, in cui recitò a fianco di Sylvester Stallone e per il quale guadagnò una prima nomination ai Razzie Awards. Una cerimonia di premiazione che non ha nulla di onorevole, a differenza degli Oscar o dei Golden Globe. Meno di un anno dopo fu protagonista con Keanu Reeves nel film Speed e acquisì fama mondiale. In realtà è per merito di quel ruolo che ottenne la sua patente per l'autobus. Dopo la sua partecipazione nel film Un amore tutto suo, ottenne la sua prima nomination ai Golden Globe. Poi apparì nei film di successo The Net, Intrappolata nella rete e Il momento di uccidere. Purtroppo le sue scelte non furono tutte giuste. Infatti il sequel di Speed fu un fiasco totale, motivo per cui decise di scegliere la commedia. Tuttavia era determinata a dimostrare le sue vere doti da attrice. Poi venne il 2009. Sandra apparve nella commedia Ricatto d'amore a fianco di Ryan Reynolds e nel film drammatico The Blind Side, dei film che fecero successo al botteghino, incassando un 300 milioni di dollari. Inoltre, grazie alla sua partecipazione in The Blind Side, la Bullock vinse il suo unico Oscar ad oggi. Invece, lo stesso anno uscì il film A proposito di Steve, dove recitò al fianco di Bradley Cooper. Le critiche negative degli esperti fecero vincere un Razzie d'oro all'attrice, il che fece entrare Sandra nella storia come la migliore e la peggiore attrice dello stesso anno. Non possiamo ignorare il suo senso dell'umorismo, tuttavia non è la sua carriera artistica che finì in prima pagina, ma bensì il fallimento del suo matrimonio. Nel 2005 l'attrice sposò il conduttore famoso Jesse James. Il loro matrimonio fece sognare tutti, infatti si aveva l'impressione che la loro coppia fosse perfetta, ma nel 2010 numerose voci di infedeltà da parte di James vennero rivelate. Quest'ultimo avrebbe apparentemente tradito sua moglie con la modella tatuata Michelle McGee, la quale avrebbe rivelato dei dettagli intimi di questa avventura in esclusiva alla rivista In Touch Weekly. Quando si scoprì che non era l'unica amante di James, quest'ultimo si scusò pubblicamente con sua moglie, che avviò immediatamente un procedimento di divorzio. Tra l'altro, per evitare ulteriori scandali e domande bizzarre, Sandra ha annullato il suo tour europeo per la promozione del film The Blind Side. Molti anni dopo, quando quasi tutti avevano dimenticato la notizia, James rivelò di non essere stato l'unico infedele nel rapporto, ma in realtà a quasi nessuno interessò ciò che dichiarò. Forse non era il momento giusto, a che serviva in ogni caso. Tuttavia, Sandra stessa considera di non essere quella più adatta per i film romantici, perché secondo le sue proprie dichiarazioni può molto verosimilmente rendere infelice chiunque. Le sue relazioni precedenti e il suo matrimonio fallito hanno dimostrato che non era la più fortunata in ambito sentimentale. Per 3 anni, dal 92 al 95, visse una relazione con l'attore Tate Donovan, che aveva incontrato durante le riprese della commedia Pozione d'amore. Secondo le voci, questa relazione è finita a causa della sua gelosia, cosa che ha negato.
Dopodiché si mise con Matthew McConaughey e poi con Ryan Gosling, che tra l'altro è 16 anni più giovane di lei. Alla fine la relazione tra Sandra e Ryan finì quando quest'ultimo incontrò Rachel McAdams durante la produzione del film Le pagine della nostra vita. Dal 2015 Sandra condivide la sua vita con il fotografo e modello Brian Randall ed entrambi si occupano dei bambini adottati dell'attrice, che sembra di nuovo felice ma molto più prudente. Molti si ricordano che è proprio per Sandra che Randall ha lasciato la sua compagna, oltre ai suoi numerosi problemi con la legge, perché sì, era stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza, però a quanto pare è stata voltata pagina visto che sembrano formare una famiglia felice. Ultimamente Sandra è stata di nuovo sotto i riflettori per il suo ultimo film Bird Box, adattamento del romanzo di Josh Malerman e diretto da Susan Bier. Il film racconta la storia di una madre con i suoi figli che lotta disperatamente per salvarli, e a quanto sembra i pareri riguardo al film si dividono in due poli opposti, quelli che la adorano e quelli che la odiano, ma vabbè, è una cosa a cui Sandra è molto molto abituata. A presto! It feels like it's been forever laughing.